Inizierà Giorgia Piccione, rappresentante della Curva Nord, e 3 minuti durante i quali puoi dire tutto il rosanero che c'è in te. Prego. Non bastano. Niente, io volevo, considerato che già abbiamo parlato abbondantemente della stagione appena terminata, volevo fare non una sorta di appello, più che altro una riflessione. Io, essendo giovane, ho ovviamente vissuto gli 11 anni dell'era Zamparini, no? Dello splendore del calcio palermitano. 11 anni perché mi riferisco non solo ai 9 di Serie A, ma ovviamente anche ai 2 di Serie B. Quando dico splendore non faccio riferimento ai traguardi ottenuti, quindi la posizione in classifica, la Coppa Italia, la Coppa UEFA, faccio riferimento più che altro alle emozioni che il Palermo ci ha regalato. D'altronde ho potuto anche assistere a un progressivo svuotarsi del Barbera negli ultimi 2 anni di Serie A. Quindi non oso immaginare come potrà essere il Barbera l'anno prossimo, visto che disputeremo un campionato di Serie B. Per questo l'appello a riflessione, insomma, non è dedicata ai tifosi che come me ci hanno creduto fino alla fine, quei tifosi che hanno sperato fino a domenica scorsa, quei tifosi che hanno appoggiato la squadra quando soprattutto si credeva che ormai tutto fosse finito, quindi a gennaio. Volevo riferirmi soprattutto a quella parte della tifoseria che non so come inquadrare bene in italiano, mi verrebbe più un termine dialettale, però quei tifosi che io definisco tifosi a convenienza, cioè quelli che quando il Palermo. Li chiamiamo tifosi occasionali. Sì, perfetto. Quei tifosi che quando il Palermo incassa risultati allora sono pronti a applaudire e a riempire il Barbera. Quei tifosi che poi invece quando il Palermo entra un attimo in crisi, perde o pareggia, sono pronti inizialmente subito a contestare il presidente per poi fischiare il resto della squadra. Volevo dire proprio a questi che dovrebbero essere fieri di tifare per una società che ha giocato, anzi che ha ottenuto tutto quello che ha ottenuto in questi 11 anni con onestà, giocando un calcio sano e pulito. La frecciatina ovviamente è rivolta per quelle società che hanno disputato gli ultimi incontri, perché di partite di calcio non si può parlare, considerato che hanno, non vorrei risultare offensiva, però hanno rubato, no? Alcuni hanno rubato la salvezza in Serie A, altri la possibilità di entrare in Champions. Quindi volevo dire proprio a questi di non vergognarsi di tifare Palermo, più che altro dovremmo essere fieri e orgogliosi e riempire l'anno prossimo lo stadio, anche se saremo in Serie B. Io lo farò perché sono già stata abbonata 2 anni in Serie B, quindi non vedo il motivo per cui non dovrei farlo. Quindi uniamoci e dovremmo ripartire da noi. Poi la squadra sarà quel che sarà, però innanzitutto ripartiamo da noi. E riempiamo il Barbera come sappiamo fare. Siamo lo stadio forse più famoso d'Italia, no? Sia nel bene che nel male. Spero nel bene più che altro. Quindi. Altri 3 minuti, questa volta rappresentante per la curva sud, Noemi Cusano. Prego. Allora, io innanzitutto mi appoggio a quanto appena detto da Giorgia, perché anch'io faccio parte di quella tifoseria che non ha mai abbandonato la squadra anche quando nessuno ci credeva. E non mi vergogno nemmeno a credere ad una rapida risalita in Serie A. In questo mi voglio soffermare sulla speranza che la società attui un mercato inerente alla serie in cui dovremmo giocare, perché non nascondiamoci dietro un dito, la Serie B è dura. È dura, non basta solo spendere soldi, ma abbiamo bisogno di una squadra che ci creda, con l'entusiasmo, con la fame. Io personalmente preferirei una squadra fatta di giovani che appunto hanno fame, non di giocatori che deb ci devono pensare 2 volte prima di accettare la destinazione, sono perché siamo retrocessi. E soprattutto ripartire anche, e mi rifaccio al mister Arcoleo, da un allenatore che ci creda prima di tutto lui. Io credo che Sannino sia l'uomo giusto, sempre partendo dall'entusiasmo che ha ritrovato ritornando a Palermo. Io ho sentito parlare di Comi, per esempio, un giocatore che comunque è giovane, ha giocato in Serie B, sta giocando in Serie B e può servirci. Io personalmente partirei anche da giocatori come Viola,
come San Severino, perché io non sottovaluterei assolutamente il nostro settore giovanile. Molte squadre non lo fanno perché non dobbiamo farlo noi. E il nostro problema più grande è che noi tifosi abbiamo bisogno di certezze, perché noi siamo disposte, abbiamo dimostrato che abbiamo saputo accettare la Serie B. Adesso però, come mister Sannino ha bisogno di garanzie, anche noi abbiamo bisogno di capire cosa ci aspetterà l'anno prossimo. E questo è fondamentale, in quanto io comunque mi abbonerò, comunque vadano le cose, non ho problemi a rinnovare l'abbonamento, non l'ho mai avuto e non li avrò nemmeno quest'anno. Però è comprensibile sia da parte di Sannino che da parte di noi tifosi, è fondamentale questo.